Parliamo di questo evento, spiegaci un po' come avverrà. Dunque, l'evento si svolgerà in questa piazza il 20 maggio, quindi fra poco più di un mese. Questa è la prima bike, quindi la pietra miliare, ne arriveranno altre 99. È un evento con 100 bike, facciamo 2 ore, quindi 200 persone che pedalano, più un nutrito pubblico. Intravediamo una buona riuscita di questo progetto per un ottimo contributo alla nostra causa, che è sempre la casa di Iris. Da precisare che tutto ciò che noi ricaviamo, dal primo euro all'ultimo euro, viene devoluto in beneficenza alla casa di Iris. Noi ci colleghiamo all'evento dei mercanti di qualità, praticamente siamo stati invitati da loro. Sono 2 ore di manifestazione dove non serve nessun tipo di allenamento, perché ognuno pedala alla propria intensità, al proprio ritmo, a piacimento. È un evento rappresentativo per una buona causa, quindi può partecipare dal primo all'ultimo allenato. Okay. Allora, vieni o no? Dai, vada! Dai, vada! 3, 2, 1, 0! Vai! Però non è il primo evento che fate, ricordiamoci che sono stati diversi. Certo, l'anno scorso è stato il primo anno di eventi pro casa di Iris, siamo partiti senza titubanze, abbiamo proseguito con il 100% dei partecipanti ad ogni evento e abbiamo contribuito enormemente alla causa. Partecipo a questo evento perché credo moltissimo nello scopo di 100 volani, nella volontà dell'associazione di fare del bene, di crederci sempre e di metterci anima, cuore, un grandissimo impegno sempre per aiutare la casa di Iris, e poi perché è bello stare tutti insieme e condividere questi momenti anche di sport. Partecipo perché sono dei grandi, perché fanno un ottimo lavoro e aiutano sempre per una grande causa che è la casa di Iris, che appartiene a tutti noi. È la raccolta fondi a favore della casa di Iris per supportare appunto l'attività di questa struttura che è così importante per la nostra città. Abbiamo versato almeno 8, adesso precisamente non, però almeno 8 o 10 mila euro siamo riusciti a versare con gli eventi dello scorso anno. Faccio una precisazione, che questi soldi che sono stati versati comprendevano anche l'acquisto delle bike, dove noi ci siamo tassati, autofinanziati per acquistare le bike per fare questi eventi, e quindi quest'anno i proventi saranno maggiori. Tanti eventi, ricordiamo anche i prossimi, magari anche quelli. Allora, i prossimi alcuni sono ancora in cantiere, per cui non ti voglio dare le news, però ti dico già quelli certi, che sono ad agosto a Ferriere, a settembre nella piazza di Corte Maggiore e ad ottobre Bossolengo. Io vorrei ringraziare anche la palestra Gang, che ovviamente oltre agli istruttori Gigi Bergonzi e Antonella Signoroldi mette comunque a disposizione le bike loro di proprietà e tutta l'attrezzatura annessa e connessa a un evento, che non è poca comunque. È arrivato il vostro momento! Perché partecipi a questo evento? Partecipo perché questa è vera beneficenza e tutti i proventi vanno alla casa di Iris. È un modo per unire salute, sport e beneficenza, quindi facciamo del bene a noi e agli altri. Ragazzi, lei ha avuto un'idea bellissima. Sì, perché partecipi? Perché mi fa dimagrire. Perché partecipi? Perché mi diverto, mi diverto molto. Perché partecipi? Perché è divertente e i ragazzi sono fantastici, beneficenza, divertimento, allegria, cose più belle non ci sono. 1, 2, 3! Io partecipo perché è una bellissima occasione per fare del bene e stare insieme a delle persone fantastiche. Partecipo perché fare del bene utilizzando il proprio tempo per gli altri è una grandissima soddisfazione, e perché dà un senso anche alla nostra esistenza. Quindi invito tutti a venire a pedalare il 20 maggio in Piazza Duomo, perché sarà una giornata di sport e di beneficenza vera per tutti. Grazie. Mi sto allenando moltissimo perché credo moltissimo in questo progetto per l'aiuto alla casa di Iris, e quindi tutti forza, venite.
soprattutto per beneficenza e poi per stare in compagnia delle bellissime persone. Tutto qua. Grazie mille. Credo fermamente in Centovolani perché siamo nati per fare solo ed esclusivamente beneficenza, un gruppo di persone che si sono unite con questo unico scopo, fare beneficenza divertendoci e portando la gente a divertirsi. Quindi noi nelle nostre giornate ci divertiamo tantissimo, lavoriamo molto sodo perché lavoriamo tutti in prima linea, a partire dalla mattina fino alla sera quando ricaricheremo gli ultimi bici, però vi assicuro che non è un lavoro, perché fatto per beneficenza diventa tutto molto più leggero. Dovete solo provarci, vi aspettiamo. 3, 2, 99, 1, vai! 100 volani!